L'isola di Capraia è Covid-free. Gli abitanti del piccolo comune sull'isola dell'arcipelago toscano sono stati vaccinati con la seconda dose del siero anti-Covid. Sono 140 residenti che hanno ricevuto il richiamo e sono stati immunizzati anche 20 che 3 settimane fa non avevano potuto ricevere la prima dose. E nell'ambulatorio dell'isola sono arrivati alla spicciolata gli abitanti di Capraia, di tutte le età, dai più giovani ai più anziani. Ad essere utilizzato il vaccino Pfizer e Johnson, il personale sanitario, un medico, un infermiere della ASL e alcuni sanitari della Marina Militare hanno operato su 3 linee vaccinali in modo da completare il ciclo in una sola giornata. Una vaccinazione di massa per mettere in sicurezza una comunità, per guardare con fiducia alla stagione estiva. L'assistenza sanitaria è molto fragile perché noi siamo un'isola, come dico sempre, d'altura, siamo il comune più piccolo e lontano della regione e perciò chiaramente abbiamo necessità di avere un, diciamo, quell'occhio di riguardo che tutte le isole devono avere, ma non come tanto stata un po' poi presentata strategia turistica, ma proprio per mettere in sicurezza le comunità, perché le comunità delle isole non hanno un pronto intervento che diciamo in Italia, in terraferma, come diciamo noi, è assicurato. Il piano di vaccinazione per le isole minori è scattato agli inizi di maggio e voluto fortemente dal commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo. La prossima tappa sarà l'isola d'Elba, su cui siamo a buon punto. Vorrei sottolineare, in riferimento a questa, diciamo, iniziativa dell'isola di Capraia, come questa iniziativa di sinergia importante tra le istituzioni, quindi la Marina Militare, la Regione, il Sindaco, la ASL, sia un po' l'arma vincente in progetti di questo tipo molto complessi, soprattutto nelle isole dove ci sono delle complessità ancora più forti. Quindi davvero grazie a tutti, oggi è una bella giornata.